Impossibile anche solo giocare in bronzo. Almeno uno che fa 0-10 in rank lo trovi sempre. Alessio, questo qui lo trovi a qualsiasi elo player che fanno 0-10. Ma è un po' inevitabile se ci pensi. Cioè, ci sono 5 player nella squadra, in ogni squadra. Qualcuno vince, qualcuno perde. Quindi qualcuno fida, qualcuno si fida. L'importante è essere più o meno consistenti e cercare di essere sempre quello che si fida. Nessuno se n'è accorto, Aldi. Due al giorno sono poche? Due game a settimana? No, dico due game a settimana, cioè secondo me non vale quasi la pena rankare. Due al giorno sono... Cioè è molto relativo in realtà. Perché se tu facessi... Non lo so. Per fare due ranked servono un'oretta. Un'oretta e 20, credo, no? C'è la porta. Ora la so chiudo, vabbè, non è importante. Non ho preso lo sweeper. Vabbè, mi sono dimenticato parlando. Allora. Avevi fatto una mistrict di 4 a Master, sei droppato e sono staccato, abbastanza gringiato. Considera che il pick non è mai l'elo dei player wheel, quindi... È bello vedere il proprio elo in alto, in alto, in alto, in alto, ma... Non perché sei hai fatto il Master 100 RP, significa necessariamente meritassi di fare il Master 100 RP. Magari lo meritavi in quello specifico momento, è una win streak fortunata, in più stai giocando bene in quel momento, ma... È come se io dicessi sempre che sono, non lo so, ho fatto Master 1200 punti, quasi, allora... Capito? È cringe giocare allo più basso, insomma. Ah, Grandmaster. Quando in realtà alla fine il mio elo più o meno è questo, no? Grandmaster vicino al challenger. Ogni tanto ritto, ogni tanto scendo. Spesse volte scendo. Sono più Grandmaster che challenger, insomma. Per sbaglio ho utilizzato una pozza. Fatemi un attimino concentrare. Grazie, Andrea. Nel cuore lo sono sempre, certo, certo, certo. Decidere che la devo startare in base a dove vuoi andare a gankare, in base un po' al tuo campione. Generalmente dovevo gankare comunque la cosa più importante. Dovevo gankare, lo decidi in base alla tua lane, ai tuoi opponent, eccetera, eccetera, eccetera. Nel caso di Kane, anche un po' in base alla forma. Allora. Cerchi di finire i campetti o i campetti che vuoi clearare, di finirli e poi di essere in posizione per gankare. Cioè, se il tuo obiettivo è gankare bot e dopo aver finito il giro di giungla, sei topside, ti renderai conto che c'è qualcosa che non quadra e che hai svelato qualcosina. E là, e là. Ciao Andre. Immaginavo fosse rischioso. Anche lui lo immaginava. Non avremmo dovuto flippare. Setta la W senza il CC è tosta. Troppo tosta. Mai levare il set. Abbiamo imparato a nostre spese che mai levare il set, sì. Una buona idea non levare i set. Ma non sarà un po' troppo prepotente? Cavoli, non pensavo di morirci onestamente. Avevo pure il... Avevo pure l'altro così, no? Ce l'ha con Alistar, però... Non flammare il piccolo Alistar.
Cavoli, Sergio ha spaccato i bot. Non pensavo potesse essere così aggressiva. Avevo lo smite, avevo il conqueror, non so che cosa. Ah, però, ci ha fregato. È gigante quello lì. Che sono rimasto fregato, perché in realtà volevo gankare bot, ma quello si è rubato lo scatto, quindi poi alla fine mi sono visto un po' costretto. Andare topside e mi sembrava bastione di vita, ma del 3 gen di base di 7 insane. E poi la doppia W era sbagliata, pare. Dovevo semplicemente chillare dopo i campetti. Errore abbastanza grave, parecchio grave veramente. Se viene la mucca, allora ci proviamo, cacchio. No, un fail. Maledetto. Mid lane flash, abbiamo la ulti LeBlanc, dobbiamo provare qualcosina. Abbiamo anche LeBlanc, oh. Perché LeBlanc non è venuta? Bene. Altro che. Altro che, se è andata bene. Abbiamo preso Karma Flash, Ezreal Flash, Kills Gwen. Abbiamo preso un po' di robe. Nice, nice, nice. Ci voleva questa. Ho preso anche parecchie stack. E anche lo scatolo. Proviamo a smutare Tristana. Magari si è tranquillizzata un po'. Io resetterei. Ok, Ignar, vai bulletto. No, una cacata adesso. ultimamente quasi sempre. No, poverino. Caspita. È rimasto in vita? Nice, aveva il flash, ok. Bravo, patato. Sembra essere ancora agitato. La nostra amica Tristana. Stanno facendo l'era di avversari. No. Grazie per il sub. Buono, clear spaventoso. Grazie Andrea del sub. Windows, perché mi vuoi dire queste cose che non mi interessano particolarmente? Ma Windows. Da Windows! Ma no, perché? 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 Guarda, è una veramente una tragedia, ragazzi. Grazie per il sub. Non ho preso nemmeno la forma. Sono arrabbiatissimo, ragazzi, perché per colpa di... Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ciao Robby, buondì.
Non vogliamo contestare lì. Spero sia abbastanza per la forma questo. Prima andrei botside. Alistair non ha ancora il 6 però. Ukina con phase rush. Vogliamo provare a devare LeBlanc? LeBlanc l'ha trollatissima qui. Aveva la R, perché non ha fatto... Vabbè. L'ha preso WR, colpire una volta e lasciare la kill a me. Vabbè. Ma niente. Succede di sbagliare. Ho sbagliato tanto io in questo game anche. Nice. Proviamo mid lane, anche se sarà fino a già l'oggetto. E là, ciao Reiki. Comunque, male, male, male direi. Male, ragazzi, va. Va male per ora. Sta andando male. Comunque, Zero l'ha utilizzato anche l'exhaust. Grazie Mastrone, scusami tanto, l'ho preso dalla partita, ma forse stavo levando, che stavo facendo? Grazie infinite. Yo, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ho visto adesso il messaggio che era yo, punto. Grazie. Maledetta. Ma guarda che quella sta giocando safe. Come facciamo a punirla, vorrei capire. Vedi dove gioca. Che è andato in. Si è salvato comunque. Dobbiamo provare a prendere Ezreal. Ezreal che non ha il flash adesso. Non so se riesco a scappare da qui. Uff, una sola trettata. Karma mista ancora ci sta andando. Non so se c'è set, non ho mana per lei. Meno male, ragazzi. Siamo riusciti ad andare out in qualche modo. Era rischio setta come giocata. No line, everyone, all of their ops
Allora, per me il problema più grande di questo game è sicuramente Gwen. E in generale il loro scaling. Pericoloso, direi. Tristana è messa bene. Nara, anche se abbiamo entrato la lane, è messa ok. Esattamente. Grazie Sumo del pollo. Ma scusatemi ragazzi, ma set. Prendiamoci il drago infernale che è tanta roba su Kane. Su Tristana, su chiunque. LeBlanc. No, è morto Batuffolo. Grazie per gli stab. Non volevo spammare la maestria, ma... Va bene. Ciao Fragolo, dopo TI va UN game con Diana. Non lo so, vediamo. No, però io non credo di aver fedele questo signore. Abbiamo preso almeno altri set, ho difeso Alistar, che è impazzito perché su set non ci possiamo mai andare. Ancora. Ma tra l'altro quell'Ezreal, perché ha così tanta vita? Solamente quell'item mi dà così tanta vita? Grazie Alcazar, 2 mesi, bentornato comunque. Bisogna shadonare Karma e Seraphine. Io adesso item dovrei fare un po' di danni in più finalmente. Cioè da adesso in poi dovrei iniziare a fare qualcosina. Anche perché ho doppio item. Cioè non è proprio doppio item, ma è straight a dire che item. Che è un bello spike per me. Versailles hanno preso un Herald. Quanto tiri abbiamo preso? Bot mid. Stiamo per prendere la top, forse. E bisogna di livello 11 anche. Livello 11 è importante, let's go. La top lane anche l'abbiamo presa. E abbiamo ancora la mid lane. Non male. Ora non l'era da piazzare però. Io voglio Karma tipo. Ma... Vieni Gnar, qui possiamo prendere le robe, credo, eh. Perché no, Gnar? Sono tipo mega sfrettati gli avversari. Cercando di... Mannaggia. Trovare una finestra per andare top. Ma... Alistar andava a venire qui comunque. Pure sprecato il flash. Ma non vogliamo fightare? Io sto cercando di baitare a 3 ore. È 3 ore che mi chiedono, basta! Basta, non ce la faccio più! A scappare come un pazzo.
Vabbè, vabbè, vabbè. Vai, fightiamo. Che ansia, ragazzi, mamma mia. Alistar, senza la ulti. Ok. Molto bravo. Dai, no? È andata stra bene, abbiamo giocato bene. Non ho i soldi per l'item per 20 gold, ma c'è il drago up, quindi... Meglio andare. Come ho sculato come non mai? Ma stai scherzando? Avrei sculato come non mai? Ma puoi dire che hai sculato come non mai? Ce l'hai un blue buff, no? Vaffanculo. Si può dire? Si può dire in questi casi? Divino di Edge, porca miseria. Se morite fanno il Baron. Perché dovete esagerare, ragazzi? Ma se è morta Tristana, che è tipo il carry della squadra. Niente, devono provare a entrare il game. Però non sono contenti. Siediti bene, alert. Mamma mia, come siamo frettolosi, però. Ma mica possono fare il Baron. Scusami se gioco bene, ok? Scusami se gioco bene. Allora entro in come una capra e mi ammazzo se vuoi la prossima volta in fight. Scusami se paziento perché sono clean. Scusami, scusami, scusami tanto. Cioè, boh, giudicato così. Sai cosa? Fatelo voi il Baron, ciao. Mi offendo, mi offendo. Indignato, me ne vado a pushare. Sto ottimizzando i tempi. Non la ruberà mai l'ulti di Ezzy Baron. Stiamo addirittura aspettando di rispondere di Tristana, penso. Così rubiamo i campi, prendiamo il Baron, non hanno i campi da farmare, la wave è pushata. Ma va, se quella è zero al sfida del Baron, allora guarda, io faccio rename in Pepega Jungler. Ma ok, ok, basta, va bene. Schifosi, avete vinto, va bene, ok. Noiosi. Avete vinto la battaglia, ma non la guerra, ragazzi. Ok.
Vedi che giochi meglio, ma non si poteva sbagliare lì. Allora, abbiamo vinto, ma ho commesso proprio l'early game, ragazzi. Cioè, poi ho giocato bene da un certo punto in poi, dalla forma in poi, credo. Solo che ho commesso troppi early e questa cosa ha messo avanti innanzitutto Sett, è diventato la povera Ragnar. E poi anche Gwen, le ho regalato del vantaggio. Abbiamo appena vinto, che devo sedermi bene. Tristana, 4-3-10 uguale carriato. Ragazzi, infatti mi hanno carriato. Ho perso il conto, a quante vittorie siamo? Allora, stamattina eravamo 5 vittorie.